Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi parleremo di una bellissima collezione, la collezione di marionette che è conservata presso il Museo Casa di Carlo Goldoni. Come voi sapete, il Museo di Carlo Goldoni è una delle case museo più note tra quelle esistenti e soprattutto è un gioiello della Fondazione Musei Civici di Venezia. Oggi affronteremo questo tema interessante perché soprattutto questo nucleo è stato restaurato, è stato recuperato e grazie a Save Venice e grazie anche a una restauratrice molto brava che ha riportato alla luce questo gruppo di marionette che in realtà era finora, fino a poco tempo fa, prima che venisse restaurato, era sempre conservato a Casa Goldoni, ma non era esposto e quindi il nucleo che già si poteva vedere nel famoso teatrino proveniente dal Carezzonico, ecco che si arricchisce, si implementa grazie a questo nucleo. Ma andiamo adesso a vedere assieme in questo breve viaggio con queste immagini che parlano del più famoso e forse più ricco gruppo di marionette veneziane del Settecento. Già tra i pezzi forti, come vi dicevo prima, e più visitati del Museo Settecentesco Veneziano di Carezzonico, quando era ancora conservato lì e dopo, quando il Museo Casa di Carlo Goldoni venne restaurato, si decise di portare il teatrino e anche queste marionette, dame, cavalieri, ma anche un turco e altre figure eccentriche, un diavolo, alcuni animali e ovviamente le maschere. Pantalone, arlecchino, brighella sembrano collocarsi per dare un senso veritiero, come noi possiamo vedere da queste immagini, anche grazie agli abiti. Gli abiti ne sono realizzati in tessuto originale dell'epoca, erano recuperi di tessuti e sono esattamente delle bellissime creazioni in miniatura degli abiti che erano visibili o comunque si indossavano nel Settecento. L'approdo a Casa Goldoni non è casuale, alcune tracce della storia materiale di queste marionette, che è stata recentemente incrementata da anche quel ritrovamento che vi dicevo prima, restaurato e che si aggiunge al nucleo già esposto, conducono a personaggi e vicende che incrociano l'esistenza del commediografo Carlo Goldoni anche ad altre persone. Goldoni conosceva intanto due rappresentanti della famiglia da cui le marionette provengono e gli dedica infatti una delle sue commedie, L'amante di sé medesimo del 1757, all'eccellentissimo signor Antonio Grimani, detto per la domenicale sua abitazione dei Servi. Il ramo era quello della famiglia che prendeva il nome dal palazzo vicino al convento dei Serviti nel sestiere di Canareggio. Il commediografo si rivolge al nobiluomo già ritiratosi nella sua villa di campagna a Martellago, non lontano da Venezia, ma fa comprendere che precedente, giuro la confidenza con il figlio, Giovanni per recuperare queste bellissime marionette. Ma in realtà le marionette che ruolo avevano nella cultura veneziana, nell'habitat patriziale? Tutte le case nobiliari, tutte le famiglie avevano nei loro salotti, nei loro palazzi, un luogo dedicato ai teatri, a teatrini, dove venivano rappresentati dei testi specifici, testi che poi
Erano anche dei rifacimenti di testi, come anche, come dice lo stesso Goldoni, che sono dei rimaneggiamenti di testi da commedie, e comunque sono sempre un momento un momento ludico, un momento dove le famiglie si ritrovavano e naturalmente passavano la loro serata anche attraverso questo momento di lettura. Qui abbiamo visto un attimo la corte di Casa Goldoni, che ovviamente ci serve a dare un inquadramento storico alla nostra storia, perché sappiamo che Casa Goldoni fu una delle residenze, si dice che qui nacque Goldoni, ed ecco all'interno questa sala, questa bellissima sala, come la potete vedere, dove si è voluto ricreare una messa in scena e ai lati altre marionette. Abbiamo detto marionette che sono interessanti e che sono ovviamente un esemplare unico, perché vedete che il teatrino è nella sua totalità integro e è uno dei più famosi teatrini di marionette veneziane del Settecento, e giunge al municipio di Venezia attraverso l'acquisizione dell'eredità della famiglia Morosini-Gatterburg, che già aveva acquisito i beni dell'estinta famiglia dei Grimani e i Servi, a cui facevo riferimento prima. Loredan Grimani, figlia di Giovanni, sposò Morosini e lungo la storia decise infine, come ultima erede, di donare questo teatrino al comune di Venezia, e che segnò l'ingresso di questo teatrino, di questo boccascena, che era proprio di Palazzo Morosini, ai Musei Civici di Venezia. Il dono, che viene inserito nei famosi libri dove vengono registrate tutt'oggi tutte le donazioni, il dono è identificato con dei fantocci veneziani del secolo scorso in data 22 aprile 1896. Quindi è una storia importante, una storia che però si collega con la vita di Carlo Goldoni, perché in realtà nelle memoir lui stesso a un certo punto cita e dice che il padre, in questo suo romanzo autobiografico, il padre aveva messo in scena un piccolo spettacolo proprio con delle marionette per divertire il piccolo Carlo, dando così spunto ai lettori che questa esperienza avrebbe in qualche modo spinto, suggerito al giovanissimo Carlo l'idea di approcciarsi nel futuro nel mondo del teatro. In realtà non è così, ma ci piace pensare che questo episodio, probabilmente inventato, ovviamente fa leva su questa carriera, questa base di questa carriera di questo grande commediografo, che ricordiamo cambiò totalmente il mondo del teatro, riformatore del teatro italiano, e naturalmente colui che diede ampio spazio poi alla lingua italiana, togliendo certi stereotipi, creando un testo scritto, obbligando gli attori ad attenersi assolutamente a un testo, come si diceva, e abbandonando quindi l'improvvisazione, ma dando una struttura. Ecco, ma queste bellissime marionette che noi vedete, abbiamo cercato anche di evocare l'episodio che vi dicevo prima, mettendo
un manichino di un bimbo che in veste da camera guarda ammagliato questi personaggi. Ecco, vediamo che alla fine, ecco qui, questi personaggi sono come sono strutturati. Sono in legno, legno laccato, legno dipinto, mobili, si muovono grazie a un filo che li aggancia al capo e che grazie anche a dei fili che collegano le braccia permettono ai manovratori di dare vita a queste piccole grandi creazioni che sono veramente stupefacenti nella miniaturizzazione, soprattutto nei volti, soprattutto anche nelle fogge, come vi dicevo, era importantissimo, proprio perché possiamo immaginare che rappresentasse all'epoca quasi la televisione, no? Si vedeva rappresentata una storia, a volte inventata, a volte ispirata a dei testi già noti, però personaggi che vestivano come contemporanei. Vediamo le Andrienne di queste due donne, soprattutto la donna con l'abito rosso, e vediamo anche come gli uomini avessero delle assolute fogge vestimentarie molto interessanti. Vi posso assicurare che durante il restauro è emersa la puntualità, la perfezione e la grande precisione esecutiva di questi abiti e il recupero, come si diceva, di questi tessuti, certo non rende inferiore il valore di questi oggetti. Noi 2 anni fa ospitammo le marionette provenienti da Bologna, dai Musei Civici di Bologna. E in realtà non è stata un evento casuale, abbiamo voluto accogliere questo nucleo di marionette che anch'esse erano appartenute alla famiglia Grimani, che poi per vicende alterne e non tutte chiare vennero poi disperse e infine acquisite dai musei di Bologna. È stata un'opportunità per vedere assieme anche figure poco note come il diavolo o dei cavalli che si tramutavano, perché alla fine sì, a livello di costume, ma anche scenografico, c'erano dei coupe de théâtre che erano realizzati grazie anche a queste figure che poi si trasformavano, grazie anche all'abilità degli artigiani, degli artisti, che davano vita a queste figure. Figure che ovviamente, lo ricordo, hanno i piedi in piombo, mentre gli arti visibili sono in legno e il busto e parte delle braccia invece è fatta di stoffa riempita di versotitolo o di paglia o di altri frammenti di stoffa. Qui ancora una volta vediamo ancora più da vicino queste marionette, anche queste maschere, ecco, che ovviamente si, come dicevo, sono oltremodo interessanti perché sono molto rare. Le marionette non sono state mai oggetto di grande attenzione se non da parte di collezionisti che erano interessati a questa tipologia, ma è molto elitario questo collezionismo, per cui trovare un teatrino come quello che abbiamo al Museo Casa di Carlo Goldoni e i personaggi che furono realizzati proprio per quel teatrino, è un caso più unico che raro. E vorrei farvi notare l'Arlecchino come sia puntualmente realizzato anche con la famosa maschera che lo caratterizza, mentre Pantalone
con questo suo abbigliamento in velluto rosso, non disdegna di evidenziare una pancia prominente e quasi a ridicolizzare, se vogliamo, ma comunque a sottolineare certi aspetti. Ecco perché i volti alla fine di queste marionette sono l'aspetto più interessante e più particolare, perché dovevano essere visti da lontano e soprattutto dovevano essere vistosamente anche evidenziati gli zigomi, come anche le labbra e anche gli occhi. Quasi un trucco teatrale ante litteram, che serviva sempre a dare una dinamicità espressiva a un volto che in realtà non l'aveva, perché al massimo, ma non in questo caso delle nostre marionette, c'era una movimentazione della parte inferiore, quindi della mandibola, per cui si poteva mimare un parlato. E qui vedete ancora queste bellissime immagini. Ecco, si è detto che i volti sono particolarmente interessanti perché sono dipinti ovviamente a mano, e le teste sono scolpite a mano, e guardate anche i volti, gli scorci, che sono estremamente interessanti se poi le vogliamo anche esaminare da vicino. A volte c'è il pensiero che da lontano siano molto attraenti e che poi, andando vicino, invece si scorgano delle inesattezze o delle sbavature, cosa assolutamente falsa. Eccoli qua nella loro brighella, Arlecchino, dottor Balanzon. Vedete che l'altezza di 47, 46, 41 centimetri è un'altezza che è importante, è notevole e dava anche una presenza scenica tale da poi gestire movimenti e comunque delle, abbiamo detto, dinamicità rappresentative non da poco. Goldoni in realtà con le maschere avrà, come abbiamo detto, lui è il riformatore, ha un rapporto particolarissimo, lui traghetta in realtà anche tutta la commediografia italiana in un nuovo futuro, in una nuova era. Ma le maschere comunque fanno parte integrante di questo teatrino, che in qualche modo unisce il passato e il futuro. Ci sono i famosi personaggi, l'innamorato, l'innamorata, poi ci sono anche le maschere, che tutti noi conosciamo e che ci fanno immaginare che alla fine il pubblico, soprattutto il pubblico che ancora era legato idealmente alla comicità, alla irriverenza, che era strettamente connessa a queste figure mascherate, non voleva abbandonare. E ancora vedete invece la dama, no? Dicevo, invece qui abbiamo i personaggi, quelli che poi entrano a pieno titolo come protagonisti della commedia. Ecco, vedete come anche i ruoli fossero ben segnati dai volti, no? La dama o cameriera personale di dama è comunque una donna che ha una veste
un po' elegante, ma non importante, più che elegante, scusate, ma non così sfarzosa come Rosaura, che già indossa un'andrienne che è, vedete, abbellita da dei fantastici decori che poi sono le famose paillettes. Le paillettes esistevano già nel Settecento, anzi molto prima, e qui sono un decoro importante. Pensiamo allo sbarluccico che potevano creare grazie alla luce data alle candele che si trovavano davanti al proprio davanti alla scena, perché sapete che la vera illuminazione, come la intendiamo noi, è qualcosa di molto successivo ed è poi collegato anche a Mariano Fortuny, ma qui è un altro argomento. La cameriera personale, la dama e la donna Silvia sono altrettanto figure importanti, e vedete come la caratterizzazione arriva al punto di segnare il volto della dama con dei nei. Sapete che Ineo serviva o per coprire le deturpazioni date dal vaiolo, o comunque dare anche dei segnali, perché queste donne usavano o il ventaglio o i nei, o quanto a loro era dato possibile usare. E il neo, quindi qua ne vediamo addirittura tre, e sono dei nei che hanno quasi il ruolo di addolcire un viso molto allungato, un viso che non è particolarmente dolce e femmineo, come invece lo ritroviamo in Donna Silvia. Ma vorrei farvi notare anche la bellezza delle mani. Le mani, che sono sempre comunque un elemento traditore in qualsiasi arte decorativa pittorica, da lì si misura anche la valenza, la bravura dell'esecutore. Ecco come le mani, le braccia abbiano un loro ruolo, un loro significato, non sono eseguite senza un pensiero di corredo molto attivo nell'ambito della gestualità. Quindi non sono casuali i posizionamenti delle dita, l'unione, vedete come la mano della donna Silvia sia molto più dinamica e più curata e proporzionata, se vogliamo, della dama centrale. Va anche detto che questo nucleo è particolarmente interessante, quello esposto, perché è arrivato integro, cosa che invece non si può dire del nucleo parallelo che è stato oggetto di restauro. Questo perché? Perché in realtà quando una marionetta si rompeva, o comunque quando un braccio si staccava o si voleva fare una sostituzione, di due marionette se ne faceva uno, si cercava di ammodernare la marionetta cercando anche di dare una rinfrescata, si potrebbe dire, riguardo alla sua allure rappresentativa. Questi invece sono esemplari che giungono a noi nella specifica e puntuale esecuzione che li ha resi all'inizio, che giungono a noi senza mutazioni o senza variazioni sul tema. Particolarmente è anche interessante il volto della cameriera personale, che è diversa dalla cameriera che abbiamo visto prima. Guardate la finezza del taglio degli occhi, che anche della bocca e del naso, che esprimono nella dolcezza di questo volto una giovane età. Quindi nel volto, nell'incisione, nello scolpire e poi nell'incidere, nel dipingere questi volti, c'era assolutamente una grande maestria.
Qui abbiamo invece quelle marionette che noi esponiamo ai lati del teatrino e che sono più delle figure da corredo, comunque i coprotagonisti e qui vediamo questa dama con maschera e bauta, ma ancora più interessante questa popolana anziana o la vecchia con gruccia mendicante. Nella volontà di rappresentare delle tipologie, si è affidato ancora una volta al volto tutta la forza espressiva e caratteriale, che ancora una volta, vedete soprattutto nella popolana anziana, non solo si avvale di un viso rugato, ma anche di una forma delle labbra, quasi una smorfia, che è completamente quasi un emblema che caratterizza, perché in realtà questi personaggi affidavano il loro ruolo, la loro essenza, la loro presenza scenica, il loro anche essere all'interno di una storia attraverso il volto. Il volto era tutto, e quindi capite che lo scultore doveva in pochi centimetri riassumere un'espressione che poi era fissa, ma grazie alle luci e alle ombre date da queste candele e da questi colpi di pennello permetteva poi di creare e di far quasi di ingannare l'occhio dello spettatore, che aveva quasi l'impressione che il volto avesse una sua mimica. E scusate, sono tornata indietro. Qui invece molto ancora interessante, perché in un saggio che è stato pubblicato anni fa si fece riferimento anche al richiamo a personaggi che sono stati raffigurati da Longhi, e se guardiamo questi gentiluomini, il poeta, ma anche Florindo, il famoso Florindo, protagonista di Non poche commedie di Carlo Goldoni, come fossero chiaramente un riflesso di quello che Longhi raccontava. Sappiamo che Pietro Longhi è uno dei pittori che più di altri entrò nell'intimo della vita nobiliare veneziana, raffigurando, raccontando i momenti salienti della vita sia delle dame che dei nobili uomini, dal momento in cui si alzavano le nobili donne ricevendo Cicisbei, piuttosto durante le lezioni di piano, ecco, precettore, maestro di casa, signorina Lindoro, che anche lì ritroviamo in una famosa lezione di piano, o famose anche le lezioni di geografia. Qui siamo ancora ormai su una sintesi, sono modernissime, se vogliamo pensare. Busotti si ispirò nella realizzazione delle sue marionette, che portò a una biennale e che oggi sono conservate al Museo della Bambola di Angera. E guardate questa, come ogni volto in realtà sia diverso l'uno dall'altro. Ed è una particolarità che ogni volta che guardo questi oggetti mi colpisce. Perché gli occhi, guardate anche questo nobile con incarico militare che addirittura sembra, agli occhi a mandorla, sembra quasi avere un richiamo a un orientale, a un personaggio orientale. Ecco, ci ricordano che cosa? Che in realtà la commedia, la rappresentazione non era focalizzata su due o tre protagonisti, ma aveva un avvicendamento proprio per tenere alta l'attenzione
di protagonisti che poi alla fine non dovevano tenere fede a una storia molto coerente, ma dovevano creare colpi di scena, coup de foudre, o comunque dei momenti di grande intrattenimento. Quindi anche queste caricature, guardate questa, questo trivella, questo servo, e poi le misure sono sempre queste, sono personaggi che ci fanno capire qual era poi la dinamica narrativa. Ancora una volta, ecco qui più che un cinese, io lo definirei forse un cinese, sì, un orientale, poi abbiamo questo turco addirittura con la sciabola e il moro. Perché a Venezia questa trasversalità culturale si riflette ancora una volta nelle rappresentazioni, perché ricordiamo che le rappresentazioni non sono altro che una variazione sul tema della realtà, e erano l'occasione anche di prendere ispirazione a Vizi e Virtù. Ricordiamo che lo stesso Goldoni mette in scena il giocatore per quasi è un'autodichiarazione, lui era un forte giocatore, ma anche per evidenziare quanto il gioco potesse rodere, rovinare e comunque padroneggiare anche l'essere umano, ed essere così devastante e superare qualsiasi limite e rispetto nei rapporti umani. Ma in fondo Goldoni non farà altro che nelle sue commedie di focalizzare certi ruoli, certe figure, certe caratteristiche peculiari, che poi in fondo sono sempre state quelle che hanno animato qualsiasi rappresentazione. E andando avanti, anche qui abbiamo sempre questi volti, il mercante in abito orientale, ma soprattutto questo moro, che è anche diverso dal moro torno indietro che abbiamo qui. Abbiamo visto un moro vestito con un tessuto broccato, mentre questo è un moro addirittura quasi che è vestito sempre in modo elegante, ma è molto più cupo, è più di impatto visivo. E poi ecco finalmente la pecora e il leopardo. Gli animali sono una grande caratteristica e sono un grande vezzo virtuosistico. Io sono dell'idea che noi abbiamo degli animali molto interessanti, anche se devo dire che gli esemplari che abbiamo proposto provenienti da Bologna, che si trasformavano, erano altrettanto divertenti. Ma qui un po' anche per capire che alla fine subentrava la fantasia creativa sia del narratore sia di chi in qualche modo componeva questi testi, ma anche di chi realizzava queste figure, che ovviamente sono, vedete, costituite da snodi sulle gambe e soprattutto ancora una volta dipinte con grande maestria. Il personaggio a due facce è, come dire, un elemento molto raro. Vedete qui come è costruito il gioco, per cui la testa, a seconda del momento narrativo, cambia, no? Diventa scura o piuttosto pallida, cambiando altresì anche l'abbigliamento, quindi un'ingegnosità sia di ideazione, ma anche non solo strutturale, non solo sostanziale, ma anche formale,
Per cui il cambiamento del volto seguiva anche il cambiamento dell'abito. Grande, assoluta puntualità nell'esecuzione. Qui vedete che le mani hanno questi fori che permettevano, come vi dicevo, il passaggio di un filo che poi consentiva a chi gestiva le marionette di muoverle. Ed è una cosa molto complessa perché ci vuole un coordinamento e una capacità non da poco, soprattutto una presa delle dimensioni. Nel restauro di queste marionette, che poi questo primo nucleo, un nucleo che è arrivato quasi integro, quindi ha avuto bisogno solo di interventi di pulitura minima, di consolidamento, mentre il nucleo parallelo che è stato restaurato proprio da Sei Venis, che ringrazio, era invece molto più, diciamo, in cattive condizioni perché, come vi dicevo, quando una marionetta non era in buone condizioni, veniva integrata da parte di altre marionette, quindi che non erano a loro volta in buone condizioni. Quindi questi esemplari che fanno parte del secondo nucleo sono state integrate, sono state pulite, però non hanno potuto essere proprio per mantenere la loro identità originaria, non sono state integrate perché sarebbe stato complesso e a noi interessava far vedere proprio la loro struttura e la loro composizione. Ecco, qui vediamo come, è molto interessante, come venivano attaccate, come vedete. Qui le braccia, come vi dicevo, a parte le parti che erano visibili e comunque al busto, vedete come fosse un piccolo, grande progetto ingegneristico per dare la possibilità a questa marionetta di avere dei movimenti. Questi corpi incompleti sono stati proprio messi in esposizione, entrando a destra nella sala, per far capire a grandi e piccini, perché alla fine è un tema che interessa a tutti e che affascina, come veniva strutturato, come veniva anche pensata la mobilità di questi oggetti. E vedete come qui, per esempio, gli esempi di intervento, questo è il volto di una dama che è stato pulito e che soprattutto è stato risistemato con queste guance, no? Questo trucco molto pesante. In realtà abbiamo, come dicevamo prima, proprio l'impressione che il trucco fosse un elemento espressivo ineccepibile, ma soprattutto imperdibile, non si poteva, non ci si poteva esimere proprio perché dava forza all'espressività. Questa era in pessimo stato di conservazione, priva di mani e gambe e aveva subito una forte ridipintura, come si legge, e le fattezze originali quindi erano difficili da recuperare. Quindi l'operazione qui, proprio per farvi capire, più, diciamo, importante, è stato ripulire lo strato superficiale per recuperare quanto invece era sottostante, c'era sottostante, e addirittura si è arrivati a trovare due strati di ridipintura. Una ridipintura anche molto accesa, se vogliamo, anche una ridipintura molto pesante, molto carica nei colori, che ovviamente non aveva niente a che fare
con l'impostazione iniziale. La capigliatura, anche qui, vedete come tutto nel particolare fosse curato e come anche la costruzione fosse una mini parrucca applicata alla testa. Quindi si è scelto in questo caso di rimuovere solo la prima ridipintura perché era quella più invasiva, mentre le parti di policromia lacunosa sono state stuccate e ritoccate a velatura con colori all'acquarello. La parrucca è stata integrata con della nuova stoppa cucita con un filo di cotone sull'originale. Perché vi racconto tutto questo? Perché alla fine l'intervento di restauro è un intervento importante quando è conservativo ed è ovviamente utile a una comprensione estetico, culturale, artistica dell'oggetto. Il restauro è un intervento che deve essere sempre reversibile, non deve essere mai un intervento invasivo e non deve accanirsi sull'oggetto in sé. In questo caso noi non abbiamo voluto un accanimento terapeutico, ma abbiamo voluto un intervento di ripristino dove era possibile, cercando di riportare all'attenzione dell'occhio dell'osservatore che cosa doveva essere questa marionetta. In fondo, avere la possibilità di vedere marionette in posizione già come fossero nell'atto di essere movimentate nel teatrino, ci dà l'opportunità di capire anche il passaggio di degrado, il passaggio anche di incisività, di variazione, interventi maldestri su questi oggetti che poi lungo il tempo sono stati recuperati, rivisti, rimaneggiati e perché no, a volte anche oggetto di recupero e restauri che non erano assolutamente all'altezza. Ed ecco qui la marionetta dopo il restauro. Ovviamente le sue braccia sono delle braccia che ci permettono di dare un senso al suo corpo. Il vestito è stato realizzato con tessuto d'epoca e da una situazione non leggibile adesso abbiamo una marionetta con una lettura leggibile, perché alla fine, sempre nel rispetto che si diceva prima, l'importante è consentire una lettura rispettosa e veritiera. Qui l'uomo con i baffi, anche questa si presentava in cattivo stato e aveva un occhio di vetro mancante. Per chi non lo sapesse, gli occhi di vetro erano una delle produzioni interessanti, importanti di Murano. Il Museo del Vetro accoglie un'interessante collezione di occhi di vetro, sia per bambole, sia per anche protesi umane. E in questo caso la marionetta, a differenza delle altre che abbiamo viste, aveva un occhio solo di vetro, però era molto interessante perché già presentava una particolarità non da poco. E questa diciamo, è stato integrato l'occhio mancante con un altro occhio in pasta di vetro con un ritocco ad acquarello che ha permesso, attraverso un'operazione molto precisa e puntuale, un riallineamento dei due occhi, tanto che potessero sembrare simili, ma dico simili non uguali perché l'intervento deve essere sempre leggibile e deve essere sempre riconoscibile. Qui le braccia erano assenti, quindi sono state ricostruite con la stop, una foto ringard, e sono state poi riassemblate le mani che invece erano presenti
riattaccate con cordino in fibra naturale al busto, perché anche l'uso del materiale deve essere assolutamente coerente con tutta la storia legata alla manifattura di queste marionette, cercando di usare sempre il materiale che sarebbe stato utilizzato all'epoca. Qui abbiamo invece una marionetta in discreto stato di conservazione, gli occhi sono presenti, c'è solo la testa che è scolpita molto finemente, guardate anche l'incavo degli occhi, l'arco sopraccigliare e il taglio degli zigomi, però aveva subito una ridipintura sull'incarnato abbastanza forte, che in qualche modo, chissà, forse era servita a dare un ruolo a questa marionetta. Quindi è stato con tutti i test, è stato ripulito ed ecco che magicamente noi cosa intuiamo? Che quella ombreggiatura che non era visibile, ma che è riemersa, ha permesso di cogliere che cosa? Un accenno di barba su questo volto, assolutamente di interessante manifattura. La marionetta, anche questa dipinta a mano, però in modo un po' più grossolano, non era in buonissime condizioni. Qui vedete è stato ricostruito in modo comunque che si potesse vedere il corno destro con la famosa araldite e stuccata nello stesso tono, e poi è stato recuperato anche l'abbigliamento. Vedete come anche la marionetta presentasse gli artigli, non più le mani umane e non i piedi. Ancora una volta qui una marionetta, un satiro, con ancora delle lacune, ancora degli interventi, ma guardate anche il corpo come è stato scolpito, guardate il volto, le orecchie, il naso, insomma sono oggetti veramente di grande, grande interesse scultoreo, che perché parliamo veramente di millimetri. E anche qui le braccia sono state ricostruite, ovviamente con un tessuto di fibra naturale, e poi sono state recuperate anche in queste marionette, molto più, come dire, integre rispetto a quelle che abbiamo visto, interessanti. Vedete anche qui che alla fine troviamo delle espressività, anche mimiche, che ovviamente si notano sia da lontano sia da vicino grazie a questo trucco teatrale. Ecco ancora altre figure. Questo sono un gruppo di diavoletti. Il giocoliere con le mani a paletta, interessante perché sicuramente poi chi lo manovrava forse aveva la possibilità di gestire anche degli oggetti che poi venivano mossi o comunque colpiti da queste pale, perché in realtà non ha delle mani, ma ha proprio delle palette. Cavaliere, questo uomo con barba è un volto molto interessante. E qui io concluderei il mio intervento
sollecitando, voi sapete che casa di Carlo Goldoni è aperta il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica, a vedere queste marionette che sono veramente molto, molto interessanti. Io ringrazio le persone che sono collegate, che ci seguono sempre con molto interesse e ovviamente i possessori delle Move Car sono sempre nel nostro cuore e noi cerchiamo di essere sempre cercando di essere interessanti per rendere ancora più curiosi i possessori della Move Car e ritornare nelle nostre sedi. Il prossimo webinar è martedì 6 luglio alle ore 16, ci sarò sempre io. Parleremo del merletto, la candidatura del merletto e ovviamente consentitemi di ricordare che i musei civici sono tornati ad essere aperti, Corrare Ducale tutti i giorni e ovviamente gli altri musei dal 17 giugno sono aperti anche da giovedì. Sono molto grata a chi mi ha seguito e sono qui se qualcuno vuole fare delle domande e naturalmente grazie ancora per avermi ascoltato.